via. Ok. La volta scorsa abbiamo visto il concetto di moto vario. Cioè il modo nel quale la velocità non è costante. Abbiamo visto l'esempio della caduta libera, che studieremo un pochettino più in dettaglio tra qualche lezione. Se il moto è vario, cioè la velocità non è costante, la velocità cambia, allora è interessante e utile misurare, quantificare quanto rapidamente cambia la velocità. E questo viene misurato da una grandezza che si chiama accelerazione. Se la velocità cambia, allora l'accelerazione A è data dal rapporto tra in quanto cambia la velocità, θ v, rispetto a quanto tempo impiega per cambiare. Cioè, se ho due misure di velocità, v2 e v1, la loro differenza rispetto al tempo t2 al quale ho misurato v2 meno il tempo t1 al quale è stata misurata velocità v1 dà l'accelerazione. Ok? E quindi si misura, poiché la velocità è in metri al secondo, il tempo di secondi, metri al secondo diviso secondi fa metri fratto secondi al quadrato. Metri diviso secondi diviso ancora secondi, al denominatore ho secondi per secondi, cioè secondi al quadrato. Però, scusi, ti prego. È sempre una questa è un'accelerazione, sì. Io scrivo, ahimè, una bruttissima calligrafia, mi dispiace. In seconda elementare mi hanno rimandato per questo. Non è stato. Quindi l'accelerazione è il rapporto tra la differenza di velocità e la differenza di velocità. La variazione di velocità rispetto al tempo impiegato per variare la velocità. Se la velocità cambia di un metro al secondo, e ci impiega un secondo per cambiare, l'accelerazione sarà di un metro al secondo quadrato. Ok? Se l'accelerazione è costante, ho un moto particolare, è il moto particolarmente semplice di moto vario. Come se rimane costante la velocità, parliamo di moto uniforme, allora se rimane costante l'accelerazione parlo di moto uniformemente accelerato. Tra l'altro, facciamo un passetto indietro. Se il moto è uniforme, se la velocità non cambia, quanto vale l'accelerazione? Zero, perché V2 e V1 sono lo stesso numero. Quindi il moto uniforme posso pensarlo come un moto uniformemente accelerato dove l'accelerazione è costante e in più vale zero. Ripeto, se l'accelerazione è costante, il moto prende il nome di moto uniformemente accelerato. Okay? Quindi ha lo stesso valore a tutti i tempi. Se questo è vero, allora posto che se quando t vale t0, la velocità vale v0, cioè supponiamo di aver misurato un certo istante di tempo, la velocità è questa, vale v0. Se t0 è 0, allora la velocità iniziale, se no ha un tempo di riferimento, sia quello che sia, non ha importanza. Dopodiché successivamente a un tempo t la velocità vale v. E v è cambiato perché il moto è accelerato. Ok? L'accelerazione quindi posso misurarla come la velocità al tempo t
meno la velocità iniziale fratto il tempo t al quale ho avuto la misura b meno zero, come da definizione di accelerazione. Se questo rapporto assume sempre lo stesso valore, quindi se il moto è uniformemente accelerato, posso con un briciolino di algebra ricavarmi la relazione che lega velocità e tempo, cioè so come cambia la velocità nel tempo. Ok? Se l'accelerazione è costante, allora da questa relazione, questo numero è sempre lo stesso, posso risolvere rispetto a v e ho la legge sulla velocità. È sufficiente moltiplicare a destra e a sinistra per t meno t0 e poi sposto il v a sinistra e a per t meno t0 a destra. Infine cambio di segno. Questa è la prima relazione importante per il moto uniformemente accelerato, che mi dà la velocità in funzione del tempo. Se l'accelerazione è costante, allora il legame tra velocità e tempo è dato da questa equazione, il cui grafico sarà una retta, perché l'equazione è di primo grado. Quindi se idealmente faccio la legge che lega B e T, ottengo una retta dove a un istante di 0 la velocità è di 0, a qualunque altro istante la relazione appena vista mi dà il valore della velocità. L'accelerazione non è altro che la pendenza di questa retta A, che vale delta V più delta T, se ricordate dalla geometria analitica. Qui al posto di Y ho V, al posto di X ho T, e questa non è altro che la M della retta, differenza delle ordinate diviso differenza delle ascisse. Quindi se il moto è uniformemente accelerato, la legge che dà la velocità in funzione del tempo è una retta, okay? E la pendenza di quella retta, cioè il coefficiente angolare di quella retta, è l'accelerazione. Quindi tanto più quella retta è rigida, tanto più l'accelerazione è alta. Se l'angolo è maggiore di 90 gradi, quindi la retta è decrescente, l'accelerazione che segno ha? È negativo ed è un moto decelerato. Ok? Perfetto, cioè diminuisce nel tempo, tipo quando uno frena in macchina. Chiaro? Attenzione, facciamo un passetto indietro. Nel caso di moto uniforme, se V fosse costante e quindi l'accelerazione è nulla, il grafico V, VT è una retta orizzontale. Giusto? Supponiamo in questo senso che t tutto sia t0 e qui c'è t. Se considero questo rettangolo, questo ha un'altezza che misura v, una base che misura delta t, intervallo di tempo, e il prodotto v per delta t geometricamente mi dà
Cosa ottengo se faccio base per altezza in un rettangolo? L'area. E fisicamente invece che cosa significa quel numero? L'area, che significato fisico ha in questo senso? Velocità per tempo mi dà lo spostamento. Il delta x non è altro che l'area di questo rettangolo. E lo ottengo facendo base delta t per altezza che è lì. Questa è una proprietà generale, non vale solo se la velocità è costante, vale qualunque sia la velocità. Cioè se ho un moto vario di qualsiasi tipo, se considero il grafico tra due istanti di tempo diversi, l'area sotto il grafico della velocità, questa area, misura sempre lo spostamento. Se riesco a calcolare quell'area, ho una grandezza che fisicamente mi dà lo spostamento del corpo tra l'istante t0 e l'istante t. Solo che in quel caso lì è più difficile calcolare l'area, ma tra due anni farete a farlo prossimamente su questi schermi. Non perdete i prossimi episodi. Nel caso che ci interessa adesso, cioè se ho un moto con accelerazione costante, okay, allora tra l'istante t0 e l'istante t ho V0 T, non ho più un rettangolo ma una figura geometrica semplice. Comunque, che tipo di figura ho? Che figura è questa? Un trapezio rettangolo. Quindi posso usare la proprietà di trapezio rettangolo per calcolare l'area, che sarà lo spostamento tra t e t0. Lo spostamento è dato da questa superficie. Come calcolo la superficie di un trapezio rettangolo? Base maggiore più base minore per altezza diviso 2. Qual è l'altezza di questo trapezio? No, il trapezio è ruotato, l'altezza è questa, t meno t0 è in delta t. L'altezza è il delta t, perché il trapezio è girato. Le due basi sono V0 e V. Quindi per la somma delle basi, V0 più V, tutto diviso 2. Quello è lo spostamento. Uno è il nome dell'asse, uno è la velocità, un tempo di generale. Però al posto di questa V, al posto di questa V, questo è un dato di partenza. La V generica vale di 0 più A per delta T. L'abbiamo visto nella classe di prima. Se sostituisco a V di 0 più A delta T, perché questa è una costante, due costanti, ma V non è una costante, dipende da T. Riscrivo. Abbiamo che lo spostamento vale il tempo trascorso per V0 più, al posto di V metto di nuovo V0 più A per delta T. E prima era adesso in quello che c'è a destra, a parte il delta t, tutto il resto è costante.
sentiamo un po' di ordine nei simboli. V0 più V0 fa due volte V0. Più A per delta T, tutto diviso 2. Separiamo con le due frazioni e otteniamo 2 diviso 2 che fa 1 per V0 delta T. Pardon. E poi ho delta T per delta T alla seconda per un mezzo di A. Più un mezzo A. Oppure, ancora meglio, al posto di delta x posso mettere x meno x con 0. E al posto di delta t, t meno t 0. Quindi se mi interessa la posizione x a un tempo qualsiasi, basta spostare x 0 a destra. Ditemi quando posso cambiare pagina. Ripeto, sposto x dalla destra e ottengo che x, posizione al tempo di qualsiasi, vale x0 più la velocità iniziale per il tempo trascorso t meno t0 più un mezzo dell'accelerazione per il tempo trascorso al quadrato. Questa è la legge oraria se l'accelerazione è costante. Ed è una curva di secondo grado, non è più una retta. La sua forma del piano cartesiano prende il nome di parabola, l'abbiamo già vista quando abbiamo analizzato il moto della palla scadente. E adesso di nuovo, rispetto al moto uniforme, c'è il termine un mezzo a t alla seconda. Prima non c'è, infatti se a è 0, questo sparisce e ritrovo la legge orale molto uniforme. Nel caso speciale, questa è la legge più generale, se il mio cronometro scatta quando segna 0 secondi, se il moto avviene partendo da 0 secondi, allora la legge si semplifica leggermente. Invece che avere t meno t0 ho solo t. Se la coordinata iniziale è 0, allora diventa x uguale a t0t più un mezzo a t alla seconda. Se poi il corpo parte da fermo, anche questo termine va via e rimane x uguale a un mezzo a t alla seconda. Se parto da fermo, può tornare, certo, allora x uguale a un mezzo a. Però ripeto, questa funziona sempre, qui dentro c'è tutto. Le altre sono solo casi speciali. Chiaro? Inoltre, questa, ricordarsi questa formula, il bonus che qui dentro c'è già il moto uniforme, perché basta riscriverla con A uguale a 0, ritrovate la legge del moto uniforme. Certo. Ok? Se avete ancora un istante di pazienza, vediamo anche la terza relazione importante che molto appunto viene accelerata.
che in realtà non è altro che una fusione di queste due. Non è nuova, ma viene dal mettere insieme la prima e la seconda. Ok? Ripeto, la prima mette in relazione velocità e tempo ed è una relazione lineare di primo grado. La seconda legge che abbiamo visto è la legge orale, posizione, tempo, e questa è una legge di secondo grado. Ok? È interessante e utile, spesse volte, avere un legame tra velocità e posizione, senza coinvolgere il tempo. Ok? Esempio, se siamo in autobus, l'autista dell'autobus sta viaggiando a velocità costante, ma a un certo punto vede una persona che attraversa la strada o vede un ostacolo, comincia a frenare, okay, e si arresta in un certo spazio, 100 metri, 50 metri, quello che sia, quindi la velocità passa dalla velocità iniziale a 0 in 50 metri, qui non ho i tempi, non so quanto ci ha messo a fermarsi, però posso comunque calcolare l'accelerazione se dispongo della relazione che lega velocità e posizione, che adesso vediamo. Riscrivo le due relazioni, quindi la prima è V uguale a V0 più A per T meno V0, o meglio ancora delta T. La seconda la scrivo come spostamento . Queste due valgono insieme e sono entrambe condizionate al fatto che A sia costante. Se A non è costante, queste sono false, attenzione. Queste due leggi valgono se il moto è uniformemente accelerato, se no no. Risolvo per delta T dalla prima. Dalla prima ottengo che delta T, tempo trascorso, è uguale a V meno V0 su A. Sposto V0 a destra, a sinistra e divido per A. E sostituisco il delta T nella seconda. Quindi ottengo delta X che vale V0 per delta V su A, anzi, per V meno V0 su A più un mezzo A per V meno V0 su A. Ho sostituito nella seconda relazione delta T come V meno V0 su A. Una semplice sostituzione. Adesso giochiamo la carta algebra e vediamo cosa succede. Posso andare avanti? Vado? Facciamo questo prodotto e sviluppiamo questo quadrato. Lo spostamento vale V0 V meno V alla seconda diviso A più un mezzo A al quadrato sopra O V quadro meno 2 V0 V più V0 alla seconda quadrato del binomio. Riuscite a leggere? V alla seconda meno 2 V0 V più V0 alla seconda. Il quadrato di V meno V0. Quadrato del binomio. Attenzione, qui ho una A più una A seconda. Posso semplificare. E ottengo la prima frazione al denominatore A, la seconda 2A. Il denominatore comune è 2 volte A. 2A diviso A fa 2, quindi ho 2 di 0 V meno 2 di 4 e poi ho più V alla seconda meno 2 di 0 V più V0 al quadrato, mettendo insieme le due frazioni. V0V
meno 2 V0V fa 0. Poi ho, questo è un chiedo scusa un secondo, ho divisitato con 0, poi ho V0 per V meno V0, quindi questo è un V0 quadrato, questo è un V0 quadro, okay. E quindi mi rimane V alla seconda, poi ho V0 alla seconda meno 2 V0 alla seconda che fa meno V0 alla seconda. Diviso 2 volte A. Provare per vedere. Ho finito praticamente. Fatemela riscrivere. Dopo se vi serve torniamo indietro. Da qui posso moltiplicare per 2A a destra e a sinistra. E risolvere per V. E il gioco fatto. Questa relazione lega velocità e posizione o spostamento su per tempo. Il quadrato della velocità in un punto qualsiasi vale il quadrato del valore iniziale della velocità più due volte l'accelerazione per lo spostamento. Questa è un'altra relazione di secondo grado, dove però attenzione, se metto in grafico V verso X, il quadrato sull'ordinata, quindi è una parabola ma rovesciata, una parabola con l'asse orizzontale. Posso andare indietro con la parabola? Certo. Oggi non abbiamo più tempo, ma alla prossima lezione facciamo esercizi dove applichiamo questa relazione. Se non ci sono domande, vi fermo qua.